siamo giunti al tappone. Oggi i corridori dovranno percorrere la bellezza di 303 km per arrivare a Château d'Eau. Ci sono tre colli da scalare, il Gottardo al 74 km, di cui vediamo le immagini, il Fourcat al 101 km e soprattutto il Col de Mos, che con i suoi 1488 metri, posti al 288 km e a 15 dall'arrivo, dovrebbero risolvere questa tappa. Tappa che addirittura ha creato delle polemiche, sembra troppo lunga e troppo faticosa. In effetti, sia come chilometraggio che come colli, ci riporta veramente la leggenda del ciclismo, al ciclismo di Coppi e dei Bartali. E a questi nomi sembrano pensare gli italiani invece che oggi sono in gara, i vari Bitossi, Mugnaini, Carlesi. Bitossi sul Col de Mos manda in avanscoperta a far da lepre Ugo Colombo, un suo gregario. A questo punto Mugnaini della Maino sembra intuire la trappola che gli ha teso Bitossi e va subito a riprendere Colombo. Entrambi poi, sulle ultime rampe del Col de Mos, vengono raggiunti dagli altri due grandi big, Bitossi e la maglia oro Huysmans. Ma bastano pochi metri ed è la sorpresa, Huysmans crolla. Vanno a giocarsi la volata di questo tappone Mugnaini e Bitossi. La spunta Mugnaini e a coronare il grande successo della squadra della Filotex giunge terzo Ugo Colombo. Ma non basta, ci mette in crollo Zampino con Pino Carlesi, che con il suo quarto posto corona veramente il sogno del direttore della Filotex. Bitossi stasera è primo in classifica.